proprio in questo dinamismo di amore che è fatto di relazioni. E queste relazioni non terminano proprio quando noi moriamo, anzi si intensificano. Ecco perché i motivi di gratitudine sono tanti oggi, quelli che presentiamo al Signore, per tutto ciò che abbiamo potuto sperimentare già nelle relazioni. Dio di cui ti abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Continuiamo.
allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Spirito Santo, discenda su di voi.